Pronto, buongiorno, qui è la SIP, Servizio Idilli e Passioni. È la signora Teresa? Sì. Ho capito, le dobbiamo trasmettere una serenata che le è stata commissionata da un signore in occasione della festa degli innamorati, San Valentino. Grazie. Ecco, ora lei deve ascoltare questa serenata e poi alla fine le diremo chi è il signore in questione, chi l'ha dedicata, va bene? Allora, resti all'ascolto. Sì. Oh, Teresa! Io t'ho incontrata in chiesa, c'hai un po' la poppa scesa, però ti amo lo stesso, oh quanto ti amo Teresa, quel giorno che ti ho presa, ah non è vero niente, non ti ho ancora mai avuta, ma Teresa, un giorno ti avrò presa, Teresa, ti amo. Pronto? Grazie. Bene, la serenata le è stata dedicata dal signor Girolamo. Segue telefonata dello stesso. Buongiorno. Buongiorno, grazie. C'ha un po' la poppa ascesa. Anzi, sono un poeta spontaneo, diciamo la verità. C'ha un po' la poppa ascesa. Poeta Teresa. E allora arriva la telefonata di Girolamo. Savonarola. Pronto? Pronto, Teresa? Sì? Sono Girolamo. Scusi, ma chi è questo Girolamo? Sono io. Ora le spiego. Purtroppo io sono molto timido. Non sono mai riuscito ad avvicinarmi a lei per dirle quanto l'amo. Io sono innamorato pazzo di lei. Va bene, grazie. Sì, ma aspetti, non se ne vada così. Oggi è San Valentino, la festa degli innamorati, Teresa. Sì. Io intanto gliel'ho detto, ma vorrei, anche se non oggi, un giorno, poterla conoscere. Lei è una donna meravigliosa. Sì, ma guardi, io ho famiglia e perciò... Ma non importa, sa. L'importante è l'amore. Il cuore palpita anche quando non dovrebbe. Ma in questo caso, se lei mi conoscesse, palpiterebbe anche a lei, Teresa. Le è piaciuta la serenata? Sì, l'ho gradita molto, la ringrazio. Ecco, io vorrei tanto incontrarla. Sì, ma questo non è possibile. Perché? Perché, guardi, come ho già detto... Mi dica perché. Sono sposata e basta, ho famiglia. Sì, va bene, ma questo... Io non pretendo niente, vorrei solamente conoscerla. Che so, in un posto pubblico, in un bar, le offro qualcosa per poterla avvicinare. Sì, grazie, ma... Sento che il suo respiro si fa pesante, vuol dire che lei non è indifferente a quello che le sto dicendo. Io l'amo, Teresa, l'amo sì, tanto. Va bene, grazie. Sono molto lusingata, ma guardi, devo riattaccare. Posso sperare? Non credo. Posso richiamarla? No, non credo. Posso amarla? Vabbè, se li garba così, io non so che fare. Comunque, guardi, devo riattaccare perché devo andare via. Teresa, ti amo. Sì, va bene, grazie. Ti amo, Teresa. Arrivederci. Ciao, Teresa. Arrivederci. Ti amo, ci risentiremo. Teresa, non è che Teresa, capito, voglio dire, sì, ha famiglia, però Teresa aveva qualcosa che non ha rifiutato del tutto la cosa. Io sono convinto che se Girolamo richiamasse, poi richiamasse, cambiamo nome.